sono io mi hanno costruiti nel 1928, una cooperativa era. Era una cooperativa di tutti alti funzionari del Ministero delle Finanze. Io penso che a quell'epoca però non stavo, ero un ragazzo, mi ricordo che era un avvenimento perché costruirono in quell'epoca 7-8, insomma, in quell'epoca quello che costruivano era ben di Dio. Mo magari su appartamenti che non so, fatti con quei criteri, Mauri, non è che. Ma comunque io me li ricordo che era una cooperativa e quindi erano funzionari del Ministero delle Finanze che la domenica con la famiglia venivano qui a Orbigna. Poi se le sono vendute, sai, chi non c'è, chi è morto, chi è. E quindi nascevano le denunce di successione, come pure, questo è un altro movimento importante, qui c'era il castello, il castello aveva un'azienda agricola che mo mi sfugge come si chiama, mi sfugge, ma... allora il marchese, allora si chiamava Berlingeri il marchese, voleva ingrandire il suo patrimonio con il castello, quindi il castello che ha un patrimonio terriero vastissimo. E allora questo che cosa fece? Perché le proprietà erano tutte sparpagliate, chi c'era un terreno qua, chi c'era. Allora lui assoldò, non è la parola giusta, insomma incaricò un notaio di fare le permute, cioè, per esempio tu sai che c'è la vaccheria, no? C'è la vaccheria che era di me. Allora, per esempio, lui confinava, il castello confinava col terreno, con un contadino. Allora diceva a questo contadino: senti un po', tu questo terreno che sta vicino, dammelo a me che io te ne do un altro. E infatti era il castello di Orbigna, ha una proprietà terriera vastissima. E allora ci fu un movimento a Orbigna perché nacquero tutte permute, perché se io ti do questa e tu mi dai quell'altra, è una permuta, no? E la permuta è prevista dal codice civile e quindi seguiva certe regole, seguiva. E quindi ci fu un movimento in quel periodo a Orbigna, un movimento. Ecco per esempio l'ufficio che era diventato quasi un po' importante, quello di Orbigna.